La CyberLife, la società che mi ha creato, ha lanciato un sondaggio tra gli utenti. Vuole partecipare? Bene, iniziamo. Potrebbe mai avere una relazione con un androide dalle sembianze umane? Ok ragazzi, questa è una cosa interessante. La tizia del menu principale mi ha detto che la CyberLife ha lanciato un sondaggio da fare agli utenti. Perché non lo facciamo insieme? Così vedete un po' che cosa rispondo io. Allora, potresti mai avere una relazione con un androide dalle sembianze umane? Sinceramente non so, ragazzi. Io propendo più per il no che per il sì. Perché, cioè, è una macchina. Per quanto possa essere perfetta, comunque è una macchina. Quindi io direi no. Pensa che la tecnologia possa diventare una minaccia per l'uomo? Sono interessanti queste domande. Non so fino a che punto la tecnologia potrà spingersi negli anni futuri, però penso che in qualche modo sì, possa diventare una minaccia per l'uomo. Se dovesse vivere su un'isola deserta e potesse portare solo un oggetto, quale sarebbe? Vediamo un pochettino. Dipende, cioè se mi posso portare la console ma non la TV, e comunque se sull'isola deserta non c'è elettricità non servirebbe a niente. Pure portando una console portatile prima o poi si scaricherebbe, ragazzi, quindi non potrei ricaricarla. Un cellulare idem. Non so, sono un po' indecisa fra un libro e carta e penna. A questo punto prima o poi la penna comunque finirà all'inchiostro, quindi potrebbe essere utile magari per scrivere tipo i propri pensieri eccetera, ma se prima o poi la penna mi finisce poi comunque... Sì, potrebbe essere comunque utile all'inizio, però a questo punto direi che l'unico modo di intrattenersi sarebbe avere un libro, anche se dipende dallo strumento che potrei portarmi. Anche se comunque uno strumento, cioè, per sopravvivere eccetera, me lo potrei creare lì. Quindi direi un libro, anche se dovrei rileggerlo e rileggerlo e rileggerlo, almeno un modo per intrattenersi. Lei si considera dipendente dalla tecnologia? Purtroppo... temo di sì. Quale tecnologia aspetta con trepidazione? Ma dai che... Oddio. Oh, macchine volanti penso di sì. Gli androidi mi spaventano un po', ragazzi, vi dirò la verità. Turismo spaziale, cioè sarebbe figo visitare altri pianeti, però sarebbe di sicuro un turismo molto molto costoso, quindi non potrei permettermelo. Dispositivi collegati neuralmente in che senso? Ah, nel senso che magari li utilizziamo col cervello. Sono indecisa fra le macchine volanti e questi ultimi. Dai, direi dispositivi collegati neuralmente. Crede in Dio? Ah, qua ragazzi arriviamo ad argomenti molto molto spinosi. Io dico di no. Spero che non ci siano persone che se la prenderanno per questa risposta, perché comunque è sempre un parere personale, ragazzi, per cui non sto offendendo chiunque crede in Dio. Per cui la mia risposta è no. Permetterebbe a un androide di badare ai suoi figli? Non lo so, ci devo pensare. Quante ore al giorno pensa di passare con un dispositivo elettronico? La risposta troppe c'è? Oddio. Con un dispositivo elettronico, se parliamo anche di computer, io penso fra le 2 e le 4 ore. No, 4 ore sicuro, ragazzi, fra registrare i video ed editare i video e poi il telefono e la TV. Io direi 4 ore, se non di più, Di più, forse. Se dovessero operarla d'urgenza, accetterebbe di farsi operare da una macchina? Dipende, se la macchina è collaudata e testata, probabilmente sì. Sì. Crede che un giorno le macchine svilupperanno una coscienza? Non lo so. Io spero, non so, ragazzi, perché vi ripeto, non so fino a che punto si spingerà la tecnologia, ma spero di no, perché la cosa farebbe paura, a me farebbe tanta paura, quindi dico non so, ma spero di no. Ok, guardate un po', ragazzi, abbiamo i risultati anche delle altre persone che hanno risposto, e il 65% delle persone ha detto che potrebbe avere una relazione con un androide dalle sembianze umane. Oh mio Dio, io faccio parte del 16% che ha risposto no. La tecnologia possa diventare una minaccia per l'uomo, faccio parte del 72% che ha detto sì. Allora, il 29% ha risposto uno strumento, il 15% un libro. Ok, dipendente dalla tecnologia il 78%, ovviamente.
faccio parte di quel 78%, e il 36% ha risposto Android. Secondo me hanno risposto Android perché condizionati dal gioco a cui stanno giocando, ragazzi, ma faccio parte del 33% che ha scelto i dispositivi collegati neuralmente e del 46% che ha risposto no alla domanda "credi in Dio". Faccio parte del 27% che ha detto di non sapere se consentirebbe a Android di badare i propri figli. Il 65% delle persone, ragazzi, compresa me, ha detto di utilizzare di più di 4 ore al giorno dispositivi elettronici. E il 74%, compresa me, ha detto di sì di farsi operare da una macchina. Inoltre il 71% delle persone ha detto che crede che un giorno le macchine svilupperanno una coscienza. Io faccio parte del 16% che ha risposto non so. Ok, qui è finito il sondaggio, è stato veramente molto molto interessante. Mi chiedo se questi risultati verranno mandati a qualcuno, se veramente li utilizzeranno in qualche modo. Fatemi sapere, ragazzi, se anche a voi è capitato che, insomma, sia uscito il sondaggio da fare e magari non di rispondere a tutte le domande, ma a quelle che considerate più importanti. Ci tengo a sapere qual è la vostra risposta, ragazzi. Grazie a tutti, un saluto e un bacione. Ciao, ragazzi!